Quindi, come vi ho raccontato nel corso di questa serata, avremo anche la possibilità di ascoltare direttamente la voce dei protagonisti. E allora andiamo da Elisa Calcamuggi, che è già con i nostri due pattinatori. Eccoci qua, sono con Federica e Massimo, nelle mani di Federica al Golden Skate per la qualità tecnica. Uno dei motivi che vi ha portato negli Stati Uniti era anche quello proprio di migliorare il lavoro tecnico, e ha funzionato. Sì, sicuramente ha funzionato, abbiamo messo giù delle basi tecniche molto importanti che ci permettono di essere più solidi nei programmi, quindi indubbiamente è stata un'ottima scelta. Quest'anno però c'è un avvicinamento un po' all'Italia, perché lavorerete anche con Paola Mezzadri e poi anche con Maurizio Margaglio e Barbara Fusarpoli. Com'è Barbara come allenatrice? Ma Barbara, sin da quando era ancora una pattinatrice, un atleta, ha sempre avuto una grossissima energia, oltre ad essere un grande talento sul ghiaccio, e tutto il suo talento e la sua energia soprattutto viene trasferita poi a noi quando insegna, adesso che è passata dall'altra parte. Comunque siamo veramente contenti, sarà sicuramente un qualcosa che porterà sicuramente a un passo decisamente avanti verso un qualcosa di positivo. Vancouver, speriamo sia di buon auspicio, grazie. A proposito di energia, Sara Maier già in pista. Ecco qua un altro programma che probabilmente vedremo a Vancouver 2010. Sara Maier fra poco verrà premiata sempre col Golden Skate Award per il valore agonistico. Lei viene da una stagione dove ha avuto un bruttissimo infortunio, è tornata comunque ai mondiali per conquistare un nono posto e per poter garantire alla sua nazione, a se stessa, la partecipazione olimpica. Beh, valore agonistico, la grinta c'è in Sara Maier. Ma sicuramente, lei pattina dall'età di 2 anni, la conosco da tantissimi anni ed è migliorata in questi anni tantissimo, quindi veramente nel panorama europeo se la giocherà con Carolina Kostner, per cui ovviamente noi tiferemo per Carolina, però anche lei è un'ottima atleta e qui ha presentato un buon programma. Beh, devo dire sì che a livello europeo è la grande rivale della nostra Carolina Kostner, 2 volte arrivata seconda agli europei proprio dietro alla nostra Carolina. Lei in effetti dice che c'è un po' di rivalità, insomma, anche con la nostra Carolina, rivalità sportiva ovviamente, però un'altra ragazza molto interessante da seguire per quanto riguarda Vancouver 2010. Allora, Golden Skate Award per
il valore agonistico, come ci ricorda anche la nostra grafica, per questa ragazza svizzera che fra poco avremo occasione anche di sentire. Anche lei insomma sta vivendo in questa stagione il suo sogno olimpico, per così dire, un po' come molti dei pattinatori che vediamo qui sul ghiaccio. Elisa, so che è lì vicino a te. È qui con me Sara, voi avete ricordato una pattinatrice di alto livello sicuramente, che arriva però da un periodo un po' sfortunato, un brutto infortunio l'anno scorso e un altro un pochino più lieve pochi mesi fa. Quindi vorrei chiedere a lei come sta adesso, perché questo è l'importante proprio in previsione di Vancouver. So you had a bad injuries twice, we can say once last year and another one 2 weeks ago. So how are you now? I'm getting better. Actually my summer was really good. Just then 2 weeks ago I got this injury on my heel. But it's not really severe, just I couldn't go into my boots. And now it hurts when I go into my boots, but I hope it's getting better and I can start really training hard again.